Direttore Momoli, giornata di chiusura per questa prima edizione della Digital BIM Italia. Che bilancio possiamo tracciare? Bilancio sicuramente positivo. Questa manifestazione l'abbiamo lanciata e per noi è stata una scommessa, perché era una manifestazione completamente nuova che abbiamo deciso di creare quando abbiamo deciso di biennalizzare il SAIE, perché pensavamo che ci fosse uno spazio da dedicare, in cui dedicare attenzione a queste nuove tecnologie digitali e al BIM sulla progettazione. Il bilancio è stato positivo perché abbiamo avuto 2 giorni di grandissimo afflusso di visitatori, e di visitatori di vario tipo, sia di professionisti ormai affermati che anche, però, e questa è una cosa che ci piace sottolineare, di studenti universitari e anche di studenti delle scuole superiori, che sono venuti a vedere, a toccare e imparare quello che potrebbe essere il futuro della progettazione e quindi il futuro del loro mestiere. Le aziende ci hanno confermato questa nostra sensazione e quindi siamo veramente contenti. Considerati questi successi, si pensa a un seguito di questo appuntamento? Sicuramente, abbiamo sempre pensato che questo fosse l'inizio di un percorso che negli anni in cui ci sarà il SAIE si troverà ad integrarsi all'interno del SAIE, mantenendo comunque le sue specificità e le sue caratteristiche. Negli anni in cui non ci sarà il SAIE prevediamo di ripetere una manifestazione con questo formato. Abbiamo anche idea, visto la grande risposta, la grande attenzione che c'è stata, di provare a studiare dei momenti anche al di fuori del momento fieristico, delle tappe di avvicinamento tra una manifestazione e l'altra, perché vediamo che l'interesse è veramente grande.